Lo so. Ma sembra tanto una bambina. No, dipende. In che senso? Questo qui lo metto nella post montaggio. No, dai. Una bella bimba con la barba. Ma buondì a tutti, amici di Doppia Frizione. Siamo qui in questo primo episodio della reaction a Tina. Serio. Attenzione. Con noi c'è il nostro collega di scartate. Scartate, di scartati, ci scartiamo le caramelle. Vogliamo due ciccioni, un ciccione. Beh, dipende. E adesso faremo la reaction alla prima volta perché lui non ha ancora sentito il rombo di questa macchina. Ti consiglio. Una testa così. Ti consiglio di aprire la porta. Testa così. Ti consiglio di aprire la porta. Già promette bene. Si deve riscaldare un po'. C'ho un piede per terra sulla cementina, vibra per terra. Aspetta. È fantastico. Pietre elettrici. Ma quando mai? Qua 2002. Adesso io devo fare una cosa. 1999. Del 99, pensavo fosse più recente. Aspetta, che devo spegnere. Mettere in retro. Perché non entro tranquilla. No. Non molto. Serra la porta! Attenzione! Serra la porta! La prima pecca. Devo cambiare la frizione. No, vabbè, lascia qua, ci metto dello scotch così. Ma intanto adesso usciamo. Si vedrà bene. Vabbè, guarda che cosa è quel buio. Cazzo di parcheggio. Ma che cazzo è tutto cambio? Devo cambiare frizione. Sembra che apri gli sportelli. Tutto! Lo faceva anche la mia panda. Sì, ma tu hai un panda di merda. Questo avevo. Che è 106. Quella panda praticamente la terza è con frizione 1006. Tutta giù. Cazzo, piove. Cioè l'odore del kart. È vero. C'è un po'. Vedi che adesso si è schiarito un po'. Si è un po' chiuso su qua, Prima era bello aperto, si sta spostando in su. E al massimo andiamo a girare il parcheggio FCA. Ma che cazzo! Andiamo a fare due leve attorno alla macchina di Andrea. facciamo il contorno. Allora, siamo usciti tranquilli. Sta ancora reccando, sì. Guarda, se inizio a segarmi è tutto normale perché c'è il durello. Ah, ok. Tranquillo. Allora, con calma. Con calma. Non dirmi che è tutto staccato. Devo rifare il pianto elettrico. Ma no. Infatti per cambiare vado a orecchio. Volevo le lance. Beh, tutti vanno a orecchio. Ma no. Che devo cambiare, che cazzo devo dire? Meno male che ho cambiato anche le gomme. Prima proprio andava di traverso come se non ci fosse un domani. A te che piace di traverso. Eh sì. Infatti ad un certo punto al mio meccanico gli faccio: lasciami le gomme lisce, almeno mi diverto un po'. Sì, finché non la porti giù. Abbiamo fatto. È la prima volta che siamo andati in giro con questa macchina, io e il mio meccanico abbiamo tirato giù una derapata incredibile in una curva che ci hanno visto anche i santi, ci hanno applaudito. Quando vibra tutto, che figata! Wait. Che a occhio potremmo essere ai 70? Ma che? Saremmo ai 50 neanche. Dici? Smisurate 7000 come i rotoloni. E non è nemmeno un rotolo. Dio fao. Dai che questa qui la togliamo subito dalle balle. Qua se passi di fianco alle case con gli antifurti sì, saltano. È già successo, se vuoi sapere. Non è molto legale questo. Non è molto legale. Anche lo scarico.
stare sotto un tot di decibel. Dovrebbe. Minchia, è sopra i 120 sto. Bello qua, vai. Ero anche in secondo. Mi spiace, ve lo siete persi. Calmo! Ti faccio da tergi. Il problema è che non ho potuto mettere la GoPro fuori perché sta iniziando a piovere. Infatti ho detto, mi spiace, quindi, ve lo siete persi. Quindi, a parte che lo vedremo soltanto io e te. Sì, vabbè, lasciare. Vedi una minchia! Ah! Senti! E fai doppietta che entra subito! Tra l'altro hanno messo un autovelox per andare su dall'altra parte in montagna, per andare verso Piemonte. Sti bastardi. Ah, qui devo andare dall'altra parte della strada. Okay, guarda che roba, guarda! Ne stavo parlando oggi nel gruppo che ho dei raduni. Che invece di fare sti cazzo di autovelox, porca puttana. Madonna, ma sì, ma mettiti in mezzo alla strada, no? Ma vai tranquillo, cioè nel senso. Verstappen is a Biella. Verstappen is here. Ventola del motore, pensavo yes. La ventola. Ma perché l'accensione manuale, cioè? Ne ho una che gira sempre, una che devo accendere io. Minchia, c'hai la tenuta che è Gesù. E pensa che non ho neanche i freni. Come non hai idea? Io non ho freni in questa macchina, se vuoi sapere. Nel senso che. Arco can! Metteci! Ciao, appè! Qua devi, cosa dovresti cambiare, le pinze, le pastiglie, no, i dischi dei freni. I dischi dei freni. Metterli più grossi. Oltre che più grossi sono quadrati questi, quello è il problema. Quadrati in che senso? Nel senso che quando freno c'è il volante che balla. Sì. Quindi adesso la cosa principale è i freni. Poi sì, perché civile, bene. Beh, non ti dico niente. Io con un'auto così mi ammazzo. Ah, non ho avuto caso. Dovresti eliminare il panico là nella ghiaia. Minchia, lascia stare. E via. Mi metto io dietro con la mano sulla poveri, targa. Poveri quadretti. Povero quadretto. Ma che palle! Non venite mai a Biella. Mai. È proprio il pisciatoio d'Italia, lo chiamano, potete capire il perché. Allora, un mio amico mi raccontò una volta. Ma dice che possiamo sorpassare la protezione civile. Tanto loro fanno tipo quelli che chiudono le strade durante i cortei, mica sono polizia. Sì, ho capito, il problema è che mica ti denunciano, forse. Questa cosa? Questa cosa ho paura. Allora. Sai, se sono incazzati, magari è uno che non giula e c'ha la rabbia repressa e quindi ti legge la targa e poi pronto polizia. Come ha fatto quel pezzo di merda del tabacchino. Però se tu ucciderò. Se tu lo superi qua. Lo sopprimo! Lo superi qua e entri subito in curva, non ti vede più. Ciao. Posso fare una cosa però, aspetta, visto che qua io devo sorpassare, faccio così, perché qui ci sono un botto di buchi. E poi scappi? No, ma scappi. Direi che posso rimanere in terza per un po'. A parte che non è che posso tirare tanto in curva, eh. Della corsia, mannaggia il biellese! Che conosce memoria. Cazzo! Che freddo!
terra. Te l'ho detto. Qua sembra praticamente avrebbero dovuto mettere questo 106 su Mario Kart. Che su Mario Kart si muove come freni. In effetti, guarda che roba. Cioè, ma andiamo a fare la Romanina. Là? La Romanina. Mi fido perché non so cosa sia. India, come non sai cos'è? È una prova di un rally. Ah. Ecco, andiamo a morire. Tra l'altro non mi hai ancora detto quando c'è il rally della lana. Il rally della lana storico è a giugno, il 23. E invece quello normale, perché rifanno il rally della lana. Sì, è una tappa di un lo fanno campionato. Il 26 agosto. Fammi anche vedere. Io non so. Ma sai cosa è successo oggi? Dove? Sui miei gruppi di investigazione privata. Praticamente praticamente rally di Varallo, città di Varallo, Borgo Sesia, due giorni prima del rally, perché è domenica, sì. Non lo fanno perché non hanno i permessi per chiudere le strade. Ma cioè, ma si può? Due giorni prima, si vede che l'amministrazione comunale si è svegliata. Adesso voi no, perché è probabile che lo vedrete tipo a giugno questo video, però comunque è una cosa abbastanza scioccante. Cioè, io ero già lì a pensare, dai, vado al rally, ci saranno 60 macchine, me la sparo un po', e invece no. Quindi puoi venire in kart? E invece no. E in effetti potrei. Perché allora, noi finiamo le prove alle 3, 4 più o meno, quindi andiamo a Torino per le... In più io domenica non devo nemmeno lavorare. Ah no? Allora, tanto io voglio essere a casa per le 8:30 massimo, perché poi c'è la Formula 1. Lui è un patissimo della Formula 1, a me non me ne frega più un cazzo. Io la Formula 1 la seguo. Il primo ricordo che ho... Ma non si sentirà un cazzo con tutto sto casino, è bellissimo questa cosa. Sì. Noi stiamo parlando da 2 ore come dei Il coglioni. Primo ricordo che ho è Monaco 99. Minchia. Monaco, il principato di Monaco 99. Mi ricordo c'era un... mi pare Häkkinen, Montoya che si inculano al tornantino. E poi arrivano 5 macchine tutte ta 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 ta, una dietro l'altra. Prima ricordo che ho... Forse, non vorrei dire una cazzata se fossero Häkkinen e Montoya o chi altro. Ma sì, qualcosa e era. E poi dall'anno dopo ho iniziato a seguirla. Quindi sono ben 18 anni. Quasi 19 anni che seguo la Formula 1. Dai, Berlingo!